Chi siamo noi e che cos'è Savignano? Noi siamo una piattaforma nata ormai tanti anni fa, per tanto tempo siamo rimasti inattivi. Oggi, in questi ultimi mesi, abbiamo sentito il bisogno di riattivarci, perché a Savignano sul Rubicone è nato mesi fa una sede di Casa Pound, qua proprio nel centro storico di Savignano, in via Matteotti. Da subito si è creato un clima di tensione molto forte con le iniziative degli antifascisti che sono venute poi a creare in reazione a questo. In un'occasione gli antifascisti sono stati portati in questura e identificati, in un'altra in un vicolo nei pressi della sede neofascista di Casa Pound un militante di Casa Pound ha estratto un coltello e minacciato i compagni antifascisti che si erano attivati. Sono tante anime diverse tra loro che costituiscono questa piattaforma, questa forse è anche la più grande ricchezza di noi antifascisti romagnoli. Gente di Imola, gente di Faenza, gente di Forlì, di Cesena e fino a Rimini. Savignano sul Rubicone. Savignano sul Rubicone è una grande sfida, è un paese dormitorio dove risiedono tanti stranieri che la utilizzano per dormire esclusivamente, non sono integrati dentro il tessuto sociale di questa località che sembra, nonostante decenni di immigrazione già passati, essere ancora un territorio esclusivo per i nativi. Dai. Quelle assemblee a Savignano sono iniziate nel luglio scorso, il 31 luglio è stata la prima assemblea. Fin da subito abbiamo pensato come priorità quella di unire, di unirci e di unire i vari abitanti di Savignano, quindi creare una piattaforma allargata soprattutto alla gente del luogo e creare anche un linguaggio nuovo, diverso, che sappia unire le tante persone che fino a questo momento sono state al di fuori della militanza antifascista. Perché? Perché i rigurgiti neofascisti sono ovunque in Italia. Ultimamente ci sono stati maltrattamenti a Rimini, a Fermo, ma anche a Mercato Saraceno, nei pressi di Cesena. A Cesena c'è stata una recrudescenza di atti di neofascisti, sentiamo quindi assolutamente necessario rimetterci insieme. Ecco, rifar partire questo discorso e queste pratiche. Devono essere però certamente limitate a noi, ma ecco, devono cercare di coinvolgere tutti gli antifascisti, tutti i timidi che fino a questo momento hanno partecipato solo a livello di principio, ma non con le pratiche. E invece l'antifascismo oggi, più che mai, oggi perché appunto assistiamo alla recrudescenza di neofascisti in Italia, ha bisogno di pratiche reali.